Presidente Sebastiani, Pescara da solo in cima alla classifica. Siamo solo all'inizio, ma fa comunque piacere. Sicuramente fa piacere, ma non dobbiamo guardare la classifica perché sono 4 giornate di campionato e sarebbe veramente ridicolo guardare la classifica in questa ottica, in questo momento. Quindi ci fa piacere, ci serve come autostima, come entusiasmo per la piazza, per tutto, però la classifica la dobbiamo guardare molto più avanti, quindi oggi pensiamo ancora a testa bassa e pedalare. Una battuta, una sulla partita di Pontedera contro il Montevarchi, la cosa che le è piaciuta di più? Ma lo spirito, ma questo è un qualcosa che mi è piaciuto già dalla prima partita di Coppa Italia. Questa squadra ti dà sempre l'impressione che comunque può recuperare la partita, può portare i 3 punti a casa perché gioca fino all'ultimo minuto, non si arrende mai, è una squadra che fisicamente sta molto bene, quindi questa cosa qui mi fa molto piacere. Al gol primo di Memushai, su punizione, si è abbracciata tutta la squadra, compreso Di Gennaro che ha fatto un super scatto per raggiungere i compagni. Non si vede da anni questa cosa. Questa dovrebbe essere la base di una squadra, perché quando si dice che nel calcio vince il gruppo, vincono tutti, perché se si guarda l'io e non si guarda il noi, non si va da nessuna parte. Quindi anche questa cosa mi fa veramente molto piacere. Presidente, c'è la Viterbese, se guardiamo la classifica, una partita abbastanza facile. Ecco, appunto, non la guardiamo la classifica perché a mio avviso la Viterbese sicuramente non si aspettava di essere a questo punto del campionato così in basso, l'organico è di tutto rispetto, per cui noi abbiamo il dovere di rispettarli e soprattutto di metterci anche qualcosina in più, perché sicuramente sarà una partita difficile. Le chiedo un'ultima cosa, le chiedo Presidente, la cosa più bella del Pescara di questo inizio stagione? Ma forse è quella cosa che hai detto tu prima, cioè veramente questo spirito di gruppo che c'è, un'aria nuova che si respira in questo ambiente, c'è veramente un rapporto bellissimo fra tutte le componenti, parliamo dall'allenatore, al direttore, ai ragazzi, abbiamo un allenatore che non le manda a dire, ma poi sa anche come coccolarsi i suoi giocatori, quindi devo dire che anche i ragazzi hanno capito il carattere del mister, hanno capito che è un allenatore che lavora per loro, che li vuole migliorare, li vuole far migliorare, e lo stanno seguendo veramente alla lettera e sono molto contento per questo.